Parliamo con Sergio Volpi, il mister della Drense. Allora, una buona prestazione della tua squadra, ma i tre punti non sono arrivati. Ci portiamo a casa questa buona prestazione, peccato per il risultato finale, però credo che la squadra abbia dimostrato che può far bene in questo campionato e ci giocheremo la nostra salvezza così. Una gara caratterizzata dal gol di Franchi, insomma, su un errore difensivo, questo ha cambiato un po' il continuo della partita? Ma no, il calcio di solito sono gli episodi che condizionano le partite, che cambiano le partite. Loro sono stati bravi ad approfittarne, noi abbiamo iniziato a giocare dopo 10 minuti, perché loro ci hanno messo lì veramente all'inizio della partita, sono stati molto aggressivi, ci venivano a prendere e facevano fatica. Poi quando abbiamo iniziato a giocare palla, a trovare delle soluzioni, li abbiamo messi in difficoltà, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare quelle 3 o 4 occasioni importanti davanti al portiere. Comunque, insomma, sono solo 2 partite, secondo te, come hai visto questo inizio di torneo, sei contento, insomma, di quello che ha fatto la tua squadra in questi primi 2 mesi di lavoro? Sì, sono soddisfatto, perché non è facile venire a giocare qui a Crema contro la Pergolettese e creare queste occasioni. Sappiamo che la Pergolettese è una delle favorite per la vittoria finale del campionato insieme al Modena e la Reggiana. Siamo venuti qua, penso che la squadra abbia fatto bene, sono convinto che ci potremo togliere delle soddisfazioni se continuiamo a lavorare così.